Buongiorno, sono Carlo D'Apolito, il dirigente della sezione Polizia Stradale di Mantova. Siamo qui a Ostiglia nell'ambito del progetto ABC, che è un progetto realizzato con gli enti locali in collaborazione con l'autostrada del Brennero, un progetto di educazione stradale volto a sensibilizzare e a far comprendere ai ragazzi delle scuole medie e superiori l'importanza dell'educazione stradale, l'importanza del rispetto delle regole della circolazione stradale. E quest'anno la provincia di Mantova è pesantemente interessata da questo programma, che ha già avuto una prima iniziativa su Zara, adesso siamo a Ostiglia, poi saremo a Poggiorusco. Ma queste nove avevano dei nomi, non sono nove, sono Edoardo, Luigi, Lorenzo, Maria, Mario, Giovanni, nove, e domani ancora nove, e dopodomani ancora nove, tutti i giorni nove. E vi faccio riflettere su un'altra cosa. Le persone colpite da un incidente stradale non sono solo le persone coinvolte fisicamente nell'incidente. Ci sono anche quelle che vengono chiamate vittime secondarie. Cioè, se io muoio per la strada, a parte io che sono morto, quindi va bene, e i miei genitori, tutta la mia famiglia. Vediamo le scarpe. Il corpo umano, la muscolatura si rilassa e si perdono sempre le scarpe. Poi cosa vediamo? Io mi porto lo zaino, ormai mi sono fatto lo zaino dall'incidente. Vediamo i guanti in lattice. Intervengono i sanitari. I sanitari, anche se non ci conoscono, fanno di tutto per salvarci la vita, di tutto. E poi cosa vediamo purtroppo? Questo maledetto lenzuolo bianco che copre le persone, ok? Un lenzuolo bianco che copre la vita. E la cosa più brutta, quando interveniamo c'è una macchina distrutta, ci sono scarpe, ci sono lenzuoli bianchi. Però la cosa più brutta è che a un certo punto suonano i cellulari. 2, 3, 4 di notte suonano i cellulari. Controlliamo il display. Cosa compare? Mamma. Ditemelo voi. Compare questa scritta? Mamma, papà, fratello Giovanni, fratello Edoardo.